Buonasera a tutti, credo siate informati del fatto che il governo ha deciso di attribuire ai comuni risorse per poter far fronte alle difficoltà più urgenti dei cittadini che sono in condizioni di fragilità economica. Questo per poter dare loro dei buoni spesa, consentire loro di far fronte alle difficoltà delle prossime settimane. Parliamo proprio delle prossime settimane, quindi del tempo da oggi più o meno al 15-20 di aprile, perché poi arriveranno le risorse invece già stanziate per le varie categorie, quindi 600 euro per tanti cittadini, la cassa integrazione per tutti coloro che al momento non stanno lavorando. Ma nel frattempo appunto c'è qualcuno che purtroppo fa fatica e quindi abbiamo la possibilità di dare loro un aiuto materiale sin da domani. Dico da domani perché il Comune ha già deciso quali siano i criteri e in che modo avverrà la distribuzione di queste risorse. Vado quindi a spiegarvi come dovete fare. Abbiamo istituito due numeri di telefono dell'assessorato alle politiche sociali che potete chiamare per segnalare il fatto che siete tra coloro che hanno titolo per ricevere questo aiuto. I due numeri sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle 9 del mattino alle 12.30 e il martedì, quindi già domani, anche il pomeriggio dalle 2 alle 4.30. Vi dico i due numeri che appariranno anche scritti comunque sono 035 399 826, il primo ve lo ripeto è 035 399 826 e lo 035 399 910, ve lo ripeto 035 399 910, sono due linee dedicate proprio a ricevere le vostre segnalazioni. L'erogazione dei buoni spesa potrà avvenire a seguito di una breve valutazione che l'Ufficio dei Servizi Sociali farà al telefono ascoltandovi e quindi in questo colloquio telefonico verrà verificata l'effettiva condizione di necessità che avrete eventualmente segnalato. Vi spiego chi può accedere a questi aiuti. Abbiamo detto di cittadini in condizioni di fragilità economica causata dall'emergenza Covid-19, coronavirus, e in particolare a titolo esemplificativo, quindi non esaustivo, vi dico quali sono le categorie. Coloro che sono privi di occupazione, cioè disoccupati, e che non sono destinatari di altre forme di sostegno economico pubblico. Quindi per esempio coloro che non percepiscono il reddito di cittadinanza, oppure coloro che invece ricevono il reddito di cittadinanza ma che attualmente lo hanno sospeso, revocato o decaduto. Poi i nuclei familiari numerosi, quelli con 5 o più componenti, i nuclei monogenitoriali, dove cioè ci sono o un papà o una mamma da soli con dei figli, gli anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione, i nuclei che a seguito dell'epidemia di coronavirus si trovano con i conti correnti congelati o non nella disponibilità temporanea dei propri beni. Ancora, i nuclei in cui ci sono dei disabili in situazioni di fragilità economica. E poi, infine, le partite IVA o altre categorie che non sono comprese dalle misure attualmente definite dal governo. Quindi coloro che non rientrano tra coloro che riceveranno un aiuto economico dal governo. Il Comune ha anche individuato l'entità dei buoni che sarà possibile ottenere. Il valore del buono per famiglie di una sola persona è di 150 euro. Il valore del buono per nuclei con due componenti di 250. Se i nuclei familiari sono costituiti da tre o più componenti, il buono sarà di 350 euro. Se c'è poi in casa un neonato o un bambino piccolo, fino a 3 anni, avrete 150 euro in più e nei casi particolari di allergie, celiachie, eccetera, verrà eventualmente valutato un incremento del buono spesa di 50 euro. Vi ripeto, questi buoni spesa sono proprio per far fronte alle necessità di chi in queste settimane potrebbe aver fatica proprio a procurarsi il cibo e noi non vogliamo che ci sia nessuno in città in questa condizione. Parliamo soltanto delle prossime due, massimo tre settimane e poi contiamo che invece le scelte del governo possano dare a tutti quanti la tranquillità economica. Quindi avete memorizzato spero i due numeri, ma ve li ripeto, sono attivi da domani mattina alle 9 fino alle 12.30 e poi nel pomeriggio solo di martedì
dalle 14 alle 16:30. I due numeri sono 035 399 826 oppure 035 399 910. Spero sia tutto chiaro. Abbiamo fatto tutto molto velocemente in modo che già da domani, se avete bisogno, potete cominciare a chiamare. Arrivederci, buona serata.